Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a Civi, questa nuova, te la farai, bene, siamo a Pelagion, andiamo a vedere questa nuova quest, cosa ci dice. Mio lord, è giunto un messaggio da parte di Notio, dice che le nozze si terranno al tempio di Saxelor. Eccellente, grazie di avermi avvisato. Le nozze sono finalmente alle porte, non riesco a immaginare un'occasione più lieta. Sì, sono emozionato per loro. Futuro comune, vediamo di farla. Sax Leo Temple. Isn't that where Shion? Vediamo un po'. Dove dobbiamo andare? Ah, al tempio. Ingresso. Ecco qua. Perfetto. Così ci andiamo, vediamo un po' come fare. Was being held? Wasn't it beautiful? I can't wait for... ingresso, dovrebbe essere questo, vero? No, perché sennò avrei fatto trasportare qua. Dovrebbe essere a livello 3. Non ho capito un cazzo come al solito. Tempio. Ok. E non ho capito dove cazzo sono, ma penso a sto punto di qua. Ok. Speriamo, perché sennò non so proprio come fare. Andiamo. Qui. Lord Dahlim, grazie per essere venuto. Dahlim, siete arrivato, perfetto, è ora di iniziare. Stanno tutti aspettando il vostro discorso. Perbacco, avete raccolto una vera folla di invitati, motivo in più per non deludere le vostre aspettative. Grazie a tutti di essere venuti, vorrei lasciare da parte la formalità e chiedere la vostra benedizione in questo fausto giorno. Ho conosciuto Sinotio e la sua promessa sposa a Kagari quando non so, un discorso breve. Dunque un brindisi all'eterna felicità di questi innamorati, oltre alla pace e alla prosperità di Dehana e Erena. Saluti amici. Cin cin. Tutti pronti, siamo al lancio del bouquet. Conosci la tradizione di Sion? Se non riesci ad afferrare il bouquet a un matrimonio, vestirai solo di te. Sì, ce n'è uno e le donne sono tante. Allora, che cazzo? Cosa stai scherzando? Già si è spaventato. Oddio. Beh, brave. Lo stesso andrà meglio la prossima volta. Un attimo, qualcosa non va? E io no, non lo presto, resterò solo per sempre. Ma come, qualcuno mi aiuti? Mi sento così sola. Ma che scemo. Oh, è successo di nuovo. Sono sola, tanto sola. Come posso fare a rimediare lo stesso? Questa volta gli aculi non c'entrano. Forse ho trovato. Alfen? Sion, non sei sola. Non vedi? Hai tutti noi. E poi il mondo è pieno di bocche. Lo prenderai al volo. Come questo, da parte mia. Quindi non darti mai per vinta, hai capito? Non resteremo sempre al tuo fianco. Non devi abbatterti, Sion. Idiota! Non ero sconvolta per questo. Te l'ho detto un milione di volte. Piantala di comportarti da stupido. Non devo ammettere che ora mi sento meglio. Anche se il tuo bouquet era solo un'arma. Mi fa piacere vederti di nuovo in forma. Ne ho creato un'altra identica, così non sarai più l'unica ad averle. E non smetti mai di sorprendermi, Alfen. Oh, interessante. Coltello nuziale. Ci dobbiamo guardare. Armatura d'argento. Ma quanta roba c'è? Oh! Ma non ho un cazzo con lui. Armatura d'argento, vediamo un po'. Allora, I see you've got your relics all lined up again. What are you doing? Huh? They're so bright now. Oh, it's you two. I was merely tending to my collection. Don't you think you've polished them enough by now? You take better care of your relics than you do yourself. I try to take good care of them. However, no matter how much work I put in, it refused to respond. I thought you could hear their voices somehow. I can, but that's all I can do with them. I can't actually engage in conversation with them. Not yet. What are they saying? Did they really want you to polish them that much?
You're right. I was so enraptured with them, I may have selfishly failed to consider their own wishes. I must open my mind and sincerely engage with them in earnest. He never gets tired of his relics, does he? Nope. It is interesting to look at them when they're all lined up together like this, though. Like how these two have similar designs. It makes me wonder if they were made in the same period. An excellent observation. Yes, I too suspect they're somehow intimately related as well. I don't see what you two are talking about at all. Hmm? What's this? Why, that smear wasn't there previously. Could it be responding to my voice at long last? It's rather viscous and has a distinct aroma to it. Ugh, Hoodle! These relics are no place for you to do your business! Ma che cazzo? I'm serious! These are priceless pieces of history! Come on, Dohalim. Let's go wash your hands before you catch anything weird. Feeling better now, Shion? I'm sorry I lost my cool like that. Don't worry. It's not like I have any room for criticism. Being a grown-up isn't easy, is it? Ma veramente, ok. Allora, vediamo, devo vedere due o tre cosine. Il manufale adesso non mi ricordo più che cazzo, c'è più sti diacoli di merda. Non riesco mai a capire un cazzo. Oh, ha battuto il che vita l'esp. Vabbè. E questo qua era quello di prima, va bene. Poi vediamo un po' il coltello fantastico e l'armatura di Sion. E questo qua, perfect. Ah, sto meglio adesso. Vediamo se c'è qualcos'altro. No. Lei l'abbiamo già messo e lei siamo a posto. Ok, a posto. Allora, vediamo un po'. Qui dovremmo essere a posto. Ricominciamo da qua per vedere se c'è qualcosa. No. Vediamo, no, a parte, vabbè, i vari tempi, eccetera. Ah, palazzo, ok. Dobbiamo andare in biblioteca. Dobbiamo andare in biblioteca assolutamente. Vai, vai. Corri, corri. Stavolta il libro ce l'ho, non puoi rompere il marrone, se beh, sì. Vediamo un po'. Ne mancano due di libri, eh. Adesso vedremo come fare. Vai, vai, corri, corri! Corri, corri! Scusate. Perfect! Mi sembrava di aver visto un gatto. No, mi sono sbagliato. Quello è la Titi. Vediamo se ci dà qualcosa, se dice qualcosa. Cielo, chi poteva immaginare che al mondo esistesse libri del genere? E se fosse proprio questo il punto, se fossi venuto in un altro mondo per onorarci della tua presenza. Che cazzo sta dicendo questo? Secondo me nella libreria del suo cervello mancano un paio di volumi. Ho provato a dirtelo, ma fin dall'inizio. Devo ammettere che mi piace molto quando mi guardi così. Oh, cappa dell'anziano. Ma che cosa meravigliosa. Sei una lettrice molto appassionata, non immaginavo che da Ali avrei trovato una collezionista tanto accanita. Ero più sicura che nessuno amasse i libri quanto me, ma si direbbe che abbia trovato una degna avversaria. Mi sento inadeguata. Non mi sembra una questione tanto grave, a dire il vero. Hai ragione, esistono un mucchio di modi divertenti di passare il tempo oltre a leggere tutto il giorno, sai? O cerchi di consolarmi, che zuccherino, magari potresti insegnarmi qualcosa, che ne pensi? Certo, mi piacerebbe molto. La nazione, ma che cazzo? Si vede che siete molto legati l'uno all'altra, prenditi cura di lui per me, intesi? O altro che... Se mi prenderò cura di lui, alla mia parola. Mi invidio tanto, sai? Ok, frittelle, dai, vedi niente. Ci ha dato alla fine una cappa. Vediamo un po' sta cappa. Preferivo che fosse meglio, sapete, però vabbè, pazienza. Then she has to come along and... Hey, you're looking a little... Va bene. Allora, quindi interessante. Andiamo subito qua a vedere cosa c'è. Mamma mia. Quindi con la quarta è finita?
Ma meglio no. Working up a fever or... You dummy! What did I do? Dohalim pancakes! Ma... cazzo c'entra? Frittelle, vabbè, adesso le frittelle le faccio un attimo, eh. Riposa e cucina, vediamo un po' queste frittelle. Frittelle. Il porridge. Incrementa minerali ottenuti giù. Scialeppa! Scialeppa! Allora, questo qui fa... riduce l'effetto del 20%, ma incrementa la durata del 50%. No? Aumenta effetto e durata, beh, direi che ha vinto. Thanks for waiting, everyone. Come on over and grab... Perfetto. Questa vi può interessare parecchio, eh? Ti ricordassene tutte. Ok, abbiamo una durata pazzesca. Vediamo un po'. Farcite in egual misura di passione e compassione sembra pronte a salvare il prossimo da un diabolico languorino. That's quite the sales pitch. Grazie, così almeno siamo a posto. This is all new to me as well, I assure you. Why, if it isn't Lord Dohalim himself! Might as well have some while we're here. Indeed. However, I'm not sure how I feel about eating my own visage. At least let me show you how to make them! I'll also teach you the most important part! How to draw Lord Dohalim! Oh, this sounds like pure gold. Hey! We should make some pancakes right now! They were drawing Dohalim's face back there. That seems like a handy trick to keep in your back pocket. The recipe's light on ingredients, and a little extra work could bring the flavor right out. Great! Then let's make some together! Our very own personalized pancakes! Sure! I got this! You're out, Alfin. I don't need spicy pancakes. You're out too, Kisara. You'd win easily. Win what? Is it a competition? Yes! A contest between me, Shion, and Dohalim. Wait, what? I'm more of an eating specialist. You can say that again. I accept any and all challenges. Great, then I'll be the judge. I can gather the ingredients. Okay, then it's on! Hey, what about me? Oh cavoli, quindi come la devo fare sta questa? Maybe we'll have some luck finding what we need at the farm. Consulta. Ah, andiamo a vedere. Ma sono curioso. Questo non me l'aspettavo sicuro. Finally. If only we could have flown with the wind again. Sì, sì, sentiamo. E là, ma guarda chi c'è, quanto right. Tempo. Piacere di vederti, sono qui per prendere delle cose, se non ti dispiace. Oh, no, affatto, prendile a volontà. Thanks. Grazie, ora possiamo provare a preparare le frittelle. Oh. Frittelle, dici, a me piacciono corpose e ricoperte di panna. Sai, aggiungere della meringa all'impasto può renderlo soffice e spumoso. E non c'è panna migliore di quella del latte delle nostre mucche. Oh. Sembra vero, un vero esperto in materia. Devo prendere il risultato di questa roba. Welcome, ladies and gentlemen. It's time to find out once and for all whose pancakes reign supreme. I guess he's emceeing now. Let's hear some thoughts from Kisara, our judge. Indeed. This is a highly eclectic group of competitors. I look forward to seeing what they produce for us today. Expectations sure are running high. Ah, and here comes Shion with her entry. I applied all of my know-how to this, and put extra care into the visual presentation. Well, that's bold. Nothing wrong with Shion holding her head high. Let's see how it tastes. Hmm? What? I mixed in some candy that tingles the tongue. Oh, I see. It's creative. I'll give it that. But it's quite, a mouthful, as it were. It might be too sweet. Well, I should hope so. I put in as much food and sugar as I could,
It should provide 3 days worth of nourishment. 3 days worth? Our judge has been left stunned! And not in a good way. Now it's time for the Lord himself! Here is what I made. What the? Dohalim pancakes! I can't believe he actually did the art. Go on, relish my crowning achievement to your heart's content. Well, don't mind if I do. Not even a moment's pause. Dohalim, there's some strange liquid leaking out of this. Indeed. I gathered delicacies the world over and packed them all in. That's what makes my masterpiece so good. Pancakes are overrated anyways. And you're out. Defeat. And just like that, his lordship is disqualified! What do I do? I just made regular old pancakes. They're both just so eccentric. And mine is so... How am I supposed to follow their acts? Rinwell, you're up! Okay, I'm coming. Just putting on some finishing touches. Oh, Oodle. Your face! Are you sure? Well, okay. I'll never forget you, Hoodle. Yeah! Okay, made it. Here you go. Oh no, you didn't. Huh? Never mind. Let's see what Judge Kisara thinks. Let's see. It's nice and soft around the edges, and yet there's a Hoodle face firmly imprinted in the middle. The contrast of fluffiness and firmness is simply fascinating, and there's a sweet texture that's nicely offset by the jam's tartness. That, and it's the strangest thing, it gives me this odd sense of ardor and conviction. I give this a perfect winning score. Rinwell takes the title! Looks like you reign supreme over pancakedom. I don't understand. I thought I'd gotten the look and taste perfect. What could I have done wrong? Huh? Where's Kisara? She took off running to burn off the food she ate. I may have done her a disservice. I guess I was only thinking about what I personally would want to eat. You know, these other ones are actually pretty good. I could go for more of this texture and salty sweetness. I agree. Still, they pale next to Rinwell's pancakes. Yeah, no question there. In fact, I would love to partake in them again sometime. Whatever gave it such a fright? Don't worry about it. I'll draw all of your faces next time. I can't wait. You just draw them, right? Oh cavolo, fate l'achievement cucina internazionale, frittale di Sion, beh, dopo le proviamo, frittale di Dohalim, frittale di Uti, oh, porca vacca, frittale di Uti. Ok. Vediamo invece di prendere il wrapping. Chissà che cazzo è sto wrapping. Mettiamole. Ok, qui c'è, deve essere. Oh, interessante. Bonus serie battaglia risveglio. Incrementi i punti di combattimento ottenuti vincendo una battaglia con il risveglio attivo. Oh, 7000. Come li prendo tutti adesso?
Perfect. Difesa più 50. Beh, è andata piuttosto bene. Hey, look. We've got way more animals. Allora, I never imagined Law lasci... would have a knack for husbandry. Makes sense since they're on the same wavelength. Condivido. You're making me blush over here. Law, maybe you should consider what that statement actually means. Non li vedo. Pazienza, pensavo ci fossero i topi da scacciare. Non mi sembra di vederli. Va bene, andiamo via. Questi sono i wrapping. Sembra di maialo. Va bene, a posto. Vediamo un po'. Altre creste. Non ne vedo. L'unica sono quelle del tempio, varie. Questa è Renna ed è quella principale. Sì. E qui ce n'è un'altra. Perfetto. Boh, mamma mia, che emozione. La guardiamo e poi ci salutiamo, dai. We've reached our destination. Di qua, sì. Vai. Vediamo cosa ci dice. I wonder if something happened. Yes. Mi ferisco la memoria, voi due appartenete all'attuale generazione di Renani, esatto, quindi siete nati 100 anni dopo di me. Questo vi rende una sorta di antenato per voi e i vostri coetanei, ma posso darvi l'occasione di dimostrare il dovuto rispetto agli anziani. Mm. Forse do troppo peso alle parole, ma dubito che il rispetto sia meritato in questo caso. Non sarei ma... Suprema. Credo che questo tipo abbia bisogno del nostro aiuto. Prima di giudicare, vi chiedo solo di ascoltare. Vedete? Excuse me. Fermo, non posso lasciarti continuare. Ovvio, me lo aspettavo. Faresti di tutto per battermi sul tempo. Non mi sembra caso di protestare. A volte la ricerca della conoscenza mi impone di sporcarmi le mani. Credo l'avessi capito. Per questo non intendo tirarmi indietro. Non voglio perdere una preziosa occasione. Allora cerchiamo la soluzione più equa. Sei d'accordo? Presenteremo entrambi le nostre richieste. Per me va bene, non ho nulla da obiettare. A sentire questi due, comincia a girarmi la testa. Devo essere parecchio potenti, se lo ammetti anche tu. Se solo... non so... cosa vogliate da noi, ma forse vi converrebbe chiedere la nostra opinione. Hey! Aveste il coraggio di voltare le spalle a un anziano in difficoltà? Il divario generazionale è tale che i giovani hanno dimenticato le buone maniere. Me ne dispiaccio. Va bene, d'accordo, siamo disposti ad ascoltarvi, ma affrontate un problema per volta. Non possiamo perdere tutto il giorno in battibecchi. Mi sembra giusto. In questo caso ti chiedo volentieri la parola. Ti cedo volentieri la parola, io posso aspettare. Ti ringrazio dunque, come stavo dicendo, vorrei chiedervi di scendere sulla superficie di Renna e rintracciare uno degli Zegul su cui ho condotto degli esperimenti in passato ed è un esemplare deludente. L'ho espulso da Lauk Faezol, pensando di liberarmene per sempre, ma pare sia sopravvissuto al volo dello spazio. What? È lanciato nello spazio, che crudeltà. Quindi dovevamo completare il lavoro giusto? Questa è solo una parte dell'incarico, non nello specifico dovete raccogliere un campione di tessuto del suo corpo. Non mi sarei mai aspettato di vederlo arrivare su Renna, sano e salvo. Merita senza dubbio ulteriori indagini. Perché non vai di persona? Potresti esaminare quella creatura più nel dettaglio. Gli studi sul campo non sono nelle mie corde. Se l'intuito non mi inganna, siete molto più afferrati di me, insomma, su quello. I see. E io che mi preoccupo di far bella figura, insomma, evidentemente erano scrupoli inutili. Qualcuno soffre di pigrizia galoppante, vedo. Vabbè, Agreed. Dai. Francamente sono combattuto, non posso permettervi di niente, ma indagheremo sulla questione e decideremo come procedere. Very nice. Dunque, le mie aspettative su di voi non erano infondate. Molto bene, andate e mettetevi al lavoro. Quando questa faccenda sta rallentando anche le mie ricerche, quindi prima finite, meglio sarà. Per scrupolo aggiungete che lo Zegul in questione è un gigante con 6 braccia, un esemplare assai feroce, quindi attenzione, che culo. Va bene, faremo anche questa, non c'è problema. Insomma, sì. Ok. Non ci sono diacoli, possiamo. Dohalim, the line of researchers is getting longer. Perhaps I should have put more thought into this before accepting. Bene, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video. È tutto. Io vi invito come al solito a lasciare un like e commento se vi piace la serie, fammi appunto sapere cosa ne pensate. E per il momento, avete saluto la Shiva. Ciao ciao.